Mama non mama, mama non mama, mama! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? San Valentino alle porte, è giunto il momento di un bel mama non mama. Ma non strappiamo le margherite dai campi, creiamole noi, cercando di togliere la plastica dai campi. Oggi vi mostro come creare delle bellissime margherite con i bicchieri di plastica usati. Prima di mostrarvelo però, cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti a questo bellissimo e creativissimo canale. Cliccate sulla campanella per non perdervi futuri video. Venitemi a trovare su Facebook e su Instagram, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. E se vi va, venitemi a cercare anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Il mio canale di lifestyle e il mio canale di cucina che ho insieme al mio maritino Gabriele. Ora basta parlare perché sta andando via anche la voce, spostiamoci di là, creiamo le nostre bellissime margherite di plastica. Ed ecco l'occorrente per i nostri fiori con i bicchieri di plastica. Innanzitutto dei bicchieri di plastica, naturalmente questa non è plastica alla vecchia maniera, ma è plastica compostabile, quindi di mais e di provenienza differente, però sono tutti i bicchieri che abbiamo usato nel corso delle festività appena passate, che ho messo da parte, ho lavato, riasciugato ed eccoli qui pronti per essere comunque riciclati. Della colla io uso un attaccatutto, un taglierino e un paio di forbici. Iniziamo subito, creiamo la margherita. Come prima cosa prendiamo un po' di rimanenze dei bicchieri gialli che abbiamo utilizzato sino a questo momento. Come sempre eliminiamo il bordo superiore. Facciamo delle striscette da poco più di un centimetro e sfrangiamole. Arrotoliamo ben bene tutte le frangine l'una sull'altra perché la margherita si costruirà proprio sul corpo del centrale. Adesso decidiamo l'altezza dei petali, che dovranno essere tutti uguali e stretti così, e cominciamo a tagliare serie di petali di queste dimensioni l'uno accanto all'altro. Io le taglierò da 3-4 petali uno accanto all'altro, comunque ora vi faccio vedere, e dopodiché le assemblerò di volta in volta assieme. Allora, taglio l'altezza prescelta. E adesso piano piano mettiamo un po' di colla sulla base e arrotoliamo così i petali tutti attorno. Mentre la margherita si asciuga, facciamo le foglie, e qui prendo la rimanenza di un bicchiere che abbiamo usato prima. Le foglie le faccio sottili, una, e poi con un altro bicchiere da cui come sempre elimino il bordo, apro il giro e taglio una serie di frangine larghe così a punta,
che simulino l'attaccatura del fiore al gambo e le taglio in modo da poterle appiccicare tutto attorno in maniera più agevole. Dopo aver aspettato il tempo di asciugatura, basterà piegare verso l'esterno, così, forzando tutti i petali, e piegando alla base loro poi rimarranno aperti. Adesso prendiamo il retro, posizioniamo tutto attorno le frangine verdi, così, quindi appiccichiamo le foglie sul fondo. Quindi apriamo tutte le frangine e le foglie. Facciamolo quando ancora la colla non è del tutto asciutta, così rimarranno in posa come le apriamo. Ed ecco qui la nostra margherita bella e pronta, come quella che vi avevo fatto vedere all'inizio del video. Un modo semplice ma molto realistico di creare anche questo fiorellino. Ora ditemi se non sono bellissime. Suggerimento di utilizzo: potete applicarle sui tappi di sughero per creare dei coloratissimi tappi da cucina, oppure applicando una semplice calamita sul retro potete far fiorire tutto il vostro frigorifero, o anche sugli appennini dei canovacci, sapete i rettangolini in plastica col gancetto? Ecco, applicate su di essi uno di loro ed è subito primavera nelle vostre cucine. E allora, sperimentate poi altri modi di utilizzo sulle cornici, su pacchetti decorativi, su pacchi regalo, insomma, aiutiamo il pianeta a salvarsi facendo sbocciare la plastica. Se il video vi è piaciuto, regalatemi una condivisione e un pollice in su. Io vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!